a durare lunga tutta la legislatura, non solo per questa crisi, ma in generale per tutte le problematiche occupazionali che stanno già attraversando il paese e che purtroppo magari ne scopriranno altre. Siamo preoccupati perché comunque sia, abbiamo visto dagli ultimi risvolti anche dalle fonti di stampa che ci sono questi due nuovi fondi che sono stati creati dal CIPE, ma aspettiamo il benestare dell'Unione Europea per verificare che non siano considerati come aiuti di Stato. Certo è che reindustrializzare, riconvertire o ricollocare a livello occupazionale così tante persone è un impegno non da poco, soprattutto anche ci vuole un supporto per le istituzioni locali. Noi pensiamo anche ai centri per l'impiego di questa zona, come possano poi gestire eventualmente una ricollocazione di centinaia di persone. E ovviamente non ci sono al momento gli strumenti, per quello si sta pensando eventualmente a un supporto anche a livello nazionale, perché ci dovrebbe essere un tavolo permanente che possa in qualche maniera monitorare la soluzione migliore sia per una riconversione produttiva, e questa sarebbe diciamo la soluzione migliore perché garantirebbe i livelli occupazionali e anche le condizioni, e oppure ovviamente una modalità diciamo più garantista a livello di ricollocazione occupazionale delle persone. Ma le proposte che sono emerse in questi giorni, il lavoro che è stato fatto, vi convince dal governo oppure vi lascia un po' perplessi? Diciamo che il fatto di creare due fondi, che sono appunto di contrasto alla delocalizzazione e l'altro invece di riconversione industriale, il 28 di febbraio, alla vigilia del 4 marzo delle elezioni, senza, come dicevo prima, il benestare dell'Unione Europea, che non vengano considerati come aiuto di Stato, ovviamente non ci sembrano la soluzione. Certo è che il problema rimane, è stato posticipato perché alla fine se ne parlerà alla fine dell'anno, ma la nostra presenza qui vuol proprio dire che fin da ora che bisogna lavorare affinché alla fine dell'anno ci siano dei risvolti più garantisti sia per la produzione, per la produttività locale, sia per i livelli occupazionali qua. Perfetto, grazie.